propongo questo indovinello. È bianca, è tonda, a volte scura, a volte un po' e un po'. È simbolo di romantico. Tutti sognano di andare da lei, ma solo pochi hanno avuto questa fortuna. Chi è? Se avete capito cos'è, andiamo a fare la pattuglia per lei, sull'Atari 2600. Oggi che voglio tornare a parlarvi dei giochi dell'inizio anni 80, il titolo che voglio mostrarvi fu rilasciato nel 1982 dalla Williams Electronics. In sala giochi certo, ma la versione che voglio mostrarvi è una delle sue conversioni più famose per l'Atari 2600, Moon Patrol, cioè pattuglia lunare. Allora, la storia di questo gioco non c'è. Vediamo invece per prima cosa la grafica come prima cosa. E visto che vediamo la versione per Atari 2600, che vi devo dire? Sappiamo che l'Atari 2600 per le conversioni di giochi da sala giochi li strozza parecchio, ma nonostante tutto mantiene un suo fascino. L'ambientazione sì, molto poco lunare, ecco, perché sembra quasi di essere in una landa desolata sulla Terra buia. E tra l'altro ho notato che il cielo e i monti, che sono soprattutto le ambientazioni, sono, diciamo, di qualità abbastanza buona per essere dell'Atari 2600, e anche il terreno, nonostante sia piatto, è lo stesso. Poi anche il nostro veicolo, anche se dovrebbe sembrare una sorta di automobile, sembra quasi un carro armato che cammina a tre zampe, un tripode, ecco. E bisogna dire che è anche discretamente animato. Una cosa che noto molto è il parallasse che ci dà la sensazione di essere in movimento, che qui è ben riprodotto nonostante i limiti tecnici della console. Per l'audio possiamo dire che abbiamo effetti sonori che cercano in un certo senso di imitare quelli del cabinato, ma qua sono stati parecchio strozzati e sono di livello abbastanza standard per l'Atari 2600. Musiche di sottofondo le sentiamo soltanto prima di cominciare a giocare. Durante l'azione non ne sentiamo neanche uno. Meglio così, sennò altrimenti veniamo distratti. Invece per la giocabilità, cos'è Moon Patrol? Uno sparatutto a scorrimento orizzontale. Il nostro scopo è quello di muovere la nostra automobile attraverso questo sorta di mondo lunare, ovviamente, e dobbiamo sparare a tutti gli oggetti che abbiamo sopra di noi, che cadono verso di noi, che sono soprattutto UFO e bombe, e anche sparare davanti per abbattere degli ostacoli. Ma tenete presente che il nostro piano di dove camminerà il nostro veicolo non è mica lineare. C'è addirittura l'impostamento: se non saltiamo, grazie al pulsante su, la nostra macchina si può spaccare. Quindi la cosa migliore è stare attenti non solo ai nostri avversari, ma anche al terreno, che non è mica messo ma bene, Quindi state attenti quando giocate. Certo, il primo livello può sembrarvi abbastanza semplice, ma già dal secondo capirete che è molto difficile. Le munizioni non vi dovete preoccupare perché sono illimitate, però il cannone che sta davanti ha una gittata abbastanza limitata, quindi prestate lo stesso attenzione alle armi che utilizzerete. Insomma, il gioco vale tanto. Oltre a esistere per Atari 2600, vi ho detto che questa è la conversione dell'originale per sala giochi, c'è anche un'ottima conversione per Apple II, per Commodore 64, per Atari 5200, per MSX, e c'è anche per Intellivision, solo che lì l'hanno chiamato in un altro modo, Space Patrol. Ci vediamo domani!